Eccoci qua in questa terza puntata del percorso di antropologia. In questa puntata studieremo come l'essere umano si è sviluppato nell'arco dei millenni e quali sono state le strategie di adattamento per la sopravvivenza e per l'evoluzione. Lo vediamo insieme. Allora, innanzitutto facciamo un breve recap su chi è l'uomo. L'uomo per l'antropologia è un elaboratore, un produttore di cultura e questa cultura è spesso stata affiancata all'evoluzione organica dell'essere umano come conseguenza proprio di questa evoluzione organica, organica intendo del corpo, perché anche noi ci siamo evoluti, non siamo più come l'uomo di Neanderthal, anche a livello fisico. Quindi l'evoluzione culturale segue di pari passo l'evoluzione biologica dell'essere umano, fino ad arrivare a noi, alla specie umana a cui apparteniamo, che è stata chiamata non a caso Homo sapiens, quindi l'uomo sapiente, l'uomo che sa usare la propria cultura e la propria intelligenza a proprio vantaggio, per il proprio adattamento, per la propria sopravvivenza. Quindi noi apparteniamo a questa specie che è comparsa circa 200.000 anni fa in Africa e che arriva poi in Europa intorno ai 40.000 anni fa. Quindi tutto è nato in Africa. Che cos'è, prima di iniziare proprio questo sviluppo, la paleoantropologia? La paleoantropologia è la disciplina che studia l'evoluzione del genere umano attraverso la ricerca, lo studio di che cosa? Dei reperti archeologici, per quello che la paleoantropologia si affianca molto all'archeologia. Quindi le scoperte importanti per la conoscenza sono proprio i reperti archeologici che sono stati trovati sparsi in tutto il mondo, ma molti sono stati trovati proprio in Africa. Eccola qua, la nostra carta d'identità, bellissima. Noi ogni specie ha una propria carta d'identità e questa è la nostra carta d'identità. Allora, siamo dei vertebrati e quindi abbiamo necessariamente una colonna vertebrale e una scatola cranica. Poi siamo dei mammiferi, comparsi sulla Terra circa 230 milioni di anni fa, in un luogo, che era dominato prevalentemente dai rettili. Poi noi allattiamo i cuccioli. Siamo endotermi, quindi in grado di mantenere la nostra temperatura corporea costante, attraverso che cosa? Attraverso le ghiandole sudoripare, i peli, e grazie al fatto che produciamo noi stessi calori, quindi siamo endotermi. Ok? Poi vediamo l'ordine. L'ordine è quello dei primati. E tra i primati ci sono anche le cosiddette proscimmie, che sono i lemuri, che sono i lori, che sono i tarsi, le scimmie non antropomorfe, i gibboni sono anche proscimmie. Poi ci sono le scimmie antropomorfe, che sono gli oranghi, i gorilla, i bonobo, gli scimpanzé e l'uomo. Quindi noi facciamo parte delle scimmie antropo, infatti antropos vuol dire uomo, morfe, che hanno una morfologia simile all'uomo. E quindi l'ordine dei primati, abbiamo le proscimmie, coi lemuri, coi lori, coi tarsi, con le scimmie non antropomorfe e i gibboni. Poi abbiamo le scimmie antropomorfe con oranghi, gorilla, bonobo, scimpanzé e uomo. Dagli studi sembrerebbe che la separazione tra scimpanzé e uomo sia avvenuta intorno ai 7 milioni di anni fa, quindi tantissimi anni fa. Teniamo però in considerazione che la scienza ci dice che l'essere umano condivide il proprio patrimonio genetico per il 97% con i gorilla, con gli scimpanzé e con il bonobo. Ed è per questo che anche loro fanno parte della sottofamiglia degli ominidi. Ma il paniscus, ossia lo scimpanzé pigmeo, con il quale siamo parenti più stretti, perché a differenza di genoma, la nostra differenza di genoma con lo scimpanzé pigmeo è soltanto del 1,6%.
Quindi sia con gli scimpanzé che con i bonobo condividiamo dei pattern comportamentali, delle strategie di adattamento molto simili, come per esempio l'utilizzo di strumenti per raggiungere i propri scopi, oppure l'utilizzo di un linguaggio simbolico, ovviamente il nostro più evoluto, di un certo grado di coscienza di sé. Quindi questi animali hanno una coscienza di sé, anche l'utilizzo per esempio della violenza con i propri simili, e questo purtroppo ci caratterizza. Però ci sono delle cose che ovviamente ci distinguono, che ci fanno essere uomo rispetto allo scimpanzé pigmeo. È sicuramente il nostro cervello, è il cervello nostro che fa la differenza, ci rende unici nel nostro genere e molto probabilmente, in base agli ultimi studi di genetica, ciò che ci distingue sono proprio è la quantità di proteine presenti nel nostro cervello. Quindi quello che ci distingue sembrerebbe essere, dagli ultimi studi di genetica, proprio la quantità di proteine presenti nel nostro cervello che è maggiore rispetto allo scimpanzé pigmeo. Ok, allora adesso passiamo all'evoluzione verso il genere Homo. Allora, queste sono ovviamente tutte ipotesi. Ipotesi perché? Perché ci sono ancora tanti studi, ci sono tanti interrogativi, tanti punti poco chiari. Probabilmente l'evoluzione è avvenuta in Africa, nella zona della Rift Valley, quando circa 12 milioni di anni fa c'era stata una spaccatura della crosta terrestre, quindi la crosta terrestre si era spaccata, creando delle montagne che avevano modificato il flusso dei venti e avevano così generato un clima più arido, creando quindi una distinzione molto importante tra la fauna dell'est e la fauna dell'ovest. Quindi pensate a questa separazione, a questa spaccatura della crosta terrestre che aveva creato due climi diversi, due ambienti diversi, la fauna dell'est e la fauna dell'ovest. Le grandi scimmie andarono nelle foreste a ovest, mentre sembrerebbe che i primi ominidi, bipedi, quindi eravamo già su due piedi, cercarono di adattarsi alla savana, cambiando la propria dieta, quindi diventando onnivori. Onnivori vuol dire che si mangia di tutto, e acquisendo la postura eretta. Queste sono le prime due grandi conquiste fatte dalla nostra specie. Bipedi e cambiare la dieta, quindi diventando onnivori si mangia un po' di tutto. Quindi come vedete qua ci sono proprio dei passaggi importanti. 7 milioni di anni fa c'è la separazione tra lo scimpanzé e l'uomo. Troviamo dei resti con delle caratteristiche delle scimmie, il cervello è ancora piccolo, la faccia è più tipica delle scimmie, infatti se vedete nelle varie fotografie che trovate anche nei vostri libri, la faccia era un po' più scimmiesca. Caratteristiche del genere Homo invece avevamo iniziato ad avere i canini più piccoli perché non eravamo dei carnivori, insomma, tipo leoni, e il lobo occipitale avanzato. Il lobo occipitale è la parte del nostro cervello dietro, quindi qua, che è molto interessante questa cosa, dove è la sede dell'elaborazione visiva. Quindi, acquisendo la posizione eretta, il senso che aveva più importanza non era più l'olfatto, perché l'olfatto era prevalentemente sviluppato quando eravamo per terra, quindi eravamo quadrupedi, ma quando siamo diventati bipedi si è sviluppato maggiormente il lobo occipitale. Ovviamente questo sviluppo non è dall'oggi al domani, ma è stato uno sviluppo nel tempo. Vediamo adesso gli altri step. Ok, quindi abbiamo detto che il nostro cervello, il nostro cranio è stato importantissimo per il nostro sviluppo, è quello che ci caratterizza come esseri umani e che ci ha portato a distinguerci dalle altre scimmie. Abbiamo un cranio umano che è ad oggi intorno al 1300-1500 cm3. Invece il cranio delle scimmie è molto più piccolo.
Partiamo proprio da questo sviluppo, dall'Australopithecus. Australopithecus, che è un nostro antenato, aveva il cranio simile a quello delle scimmie, quindi stiamo tra i 400 e i 550 centimetri cubi. L'Australopithecus è vissuto tra i 4 e i 2 milioni di anni fa, erano bipedi, avevano la stazione quindi già eretta, ma molto lontani dalla capacità cranica, abbiamo visto, dell'uomo odierno, perché se abbiamo detto che l'uomo odierno è tra i 1300 e i 1500, avere una capacità cranica di 400-550 è molto molto bassa. Poi abbiamo l'Homo habilis, che è apparso circa 2,5 milioni di anni fa ed è considerato dagli antropologi il primo vero rappresentante del genere umano. C'è uno sviluppo ulteriore del cranio, intorno ai 600 centimetri cubi, ma è grazie all'Homo erectus che abbiamo proprio un grande cambiamento di dimensioni, perché si raggiungono i 900-1000 centimetri cubi, l'Homo erectus. Poi passiamo all'Homo di Neanderthal, famosissimo, ai neandertaliani, dove raggiungiamo i 1400 centimetri cubi, quindi abbiamo raggiunto sostanzialmente le dimensioni dell'uomo di oggi. Quindi, come avete potuto vedere, il cranio si è triplicato rispetto all'inizio della nostra evoluzione. Quindi, sostanzialmente, il nostro cranio, il nostro cervello è un cervello molto più evoluto rispetto alle altre scimmie. Dovete pensare che una scimmia appena nata è come un bambino di un anno, però. Perché? Perché noi abbiamo bisogno proprio di uno sviluppo un po' più lungo, una gestazione, passatemi il termine, più lunga, non solo nella vita intrauterina, ma anche successivamente. Il neonato infatti è più immaturo rispetto ai cuccioli di scimmia, ha bisogno di più tempo, tant'è che adesso dalle ultime ricerche sembrerebbe che il cervello umano maturi, sia a completo maturazione, intorno ai 24 anni, quindi ci vuole molto tempo. Quindi è vero che abbiamo il cranio e il cervello più grandi, abbiamo bisogno però di uno sviluppo un po' più lungo nel tempo, perché ovviamente la macchina è più grande, più performante, ma ha bisogno del tempo. Oh, iniziamo a vedere l'Homo erectus. È stato ritrovato sulle rive del lago Turkana in Kenya. Ecco questa, per esempio, che vi faccio vedere, questa immagine che trovate su Wikipedia, è una ricostruzione forense di come era probabilmente l'Homo erectus. Quindi vediamo già a livello anche morfologico che è molto simile ad una scimmia, anche se già qualche tratto umano c'è. Quindi è il ragazzo del Turkana, se lo cercate poi su internet, potete vedere anche altre foto, altre ricostruzioni. Probabilmente aveva intorno ai 9-10 anni, era alto 163 centimetri, quindi 1,63 m. Allora, adulto, se fosse stato adulto, quindi se fosse stato ritrovato adulto, avrebbe avuto intorno a 1,80 m, quindi bello alto. La capacità cranica di 900 centimetri cubi, quindi già siamo belli vicini, non proprio vicinissimi. Ricordiamo che il cranio umano di oggi è tra i 1200 e 1500, bipede. E l'aspetto esteriore è sicuramente più simile all'uomo rispetto ad una scimmia. Sembrerebbe che l'Homo erectus si sia originato dall'Homo habilis e che ad un certo punto si sia spinto fuori dall'Africa verso nord, da dove poi si è evoluto in Homo sapiens. Quindi a un certo punto l'Homo habilis, che si chiamava habilis, che è stato chiamato habilis proprio perché aveva iniziato ad acquisire delle abilità utili e per migliorare la propria sopravvivenza, si è evoluto poi in Homo erectus, che, come dice la parola erectus, ha raggiunto finalmente la postura eretta, quindi il bipedismo, e questo è un grande passaggio verso la nostra evoluzione. In realtà, però, sono stati trovati dei resti di Homo erectus anche in Cina.
risalenti a molti secoli prima. Quindi le ipotesi sono diverse, anche qui ancora ci sono poche chiarezze. O l'Homo erectus era originario dell'Asia e si è spinto in Africa, oppure il contrario, era originato in Africa e poi si è spinto in Asia e si sono ritrovati poi dei resti di Homo erectus anche in Cina. Ma una cosa è certa, che nello stesso tempo sono convissute diverse forme primitive del genere Homo. Addirittura nel 2003 sono stati ritrovati i resti di una nuova specie, quindi questo è un altro dato interessante. Poi ci sono sempre nuove scoperte, quindi magari tra qualche anno ci saranno nuove scoperte in merito. Eccolo qua. Evoluzione dell'Homo erectus. Abbiamo l'Homo antecessor e l'Homo heidelbergensis. Allora, antecessor siamo intorno a 1,2 milioni 800 mila anni fa, quindi ci avviciniamo sempre di più. Era più robusto, circa 90 kg, era alto tra i 160 e i 180 centimetri, la capacità cranica si avvicinava alla nostra, 1000-1150. Invece l'Homo heidelbergensis, perché è stato poi trovato a Heidelberg, che è in Germania, è stato ritrovato, è vissuto prima, quindi più vicino a noi, 600.000-100.000 anni fa. La capacità cranica era ancora più sviluppata, quindi simile alla nostra, utilizzava degli strumenti sempre più complessi. Quindi siamo arrivati poi all'Homo di Neanderthal e all'Homo sapiens. Eccolo qua, questo forse è il più famoso, quello che di cui si parla molto, l'Homo di Neanderthal. I resti, perché si chiama Neanderthal? Perché i resti sono stati ritrovati in Germania, proprio nella valle di Neanda, a metà dell'Ottocento, e praticamente questo Homo di Neanderthal è vissuto tra i 200.000 anni fa più o meno, e si è estinto intorno ai 28.000 anni fa, quindi sempre più vicini a noi. Eccolo qua, una fotografia. Abbiamo un corpo molto più robusto del nostro, era decisamente più possente, aveva sviluppato strumenti sempre più complessi, lavorava la pietra, cacciava anche grandi animali, in gruppo, tra l'altro, con tecniche di caccia ben organizzate, perché si era reso conto probabilmente che in gruppo cacciava meglio, viveva in caverne, in capanne, sapeva cucire le pelli per farsi dei vestiti, sapeva suonare con una sorta di flauto. E attenzione, c'era anche un pensiero astratto, magico, religioso, perché seppelliva i morti. Quindi abbiamo queste caratteristiche. Ma una delle domande che mi fanno spesso gli studenti è: ma l'Homo di Neanderthal e l'Homo sapiens si sono incontrati? Allora, la risposta, se ci pensi, dovrebbe essere abbastanza scontata, perché se pensiamo ad un'evoluzione, necessariamente l'Homo di Neanderthal si è incontrato con l'Homo sapiens, perché c'è stata proprio un'evoluzione. E adesso vediamo cosa è successo. Eccoli qua, Neanderthal e Sapiens. Anche perché a un certo punto, già ti do uno spoiler, Neanderthal si è estinto ed è sopravvissuto solo l'Homo sapiens. Allora, qui dobbiamo sempre sottolineare, è doveroso sottolineare, che ci sono ancora tanti studi. Quindi io vi riporto quelle che sono ad oggi le teorie, o gli studi, i risultati degli studi che sono stati fatti, in modo particolare da questo Pabu, che è un biologo, con questo progetto Neanderthal Genome Project, che si occupa del recupero del DNA di resti di Neanderthal in Croazia, in Russia, in Spagna, in Germania, e di confrontare il DNA di questi resti con noi, con gli esseri umani che vivono ad oggi. Allora, sembrerebbe che ci sia stato un accoppiamento tra Homo di Neanderthal e Homo sapiens solo tra femmine sapiens e
e maschi Neanderthal, quindi si accoppiavano tra di loro le donne sapiens e gli uomini Neanderthal, perché non è stata trovata nessuna traccia di DNA di Neanderthal nelle donne di oggi. Quindi questa è la teoria più accreditata ad oggi. Quindi dall'1 al 4% degli uomini di oggi hanno origini neandertaliane. E la maggior parte sono residenti in Europa o in Asia orientale. Quindi questo giusto per darvi le ultime indicazioni di quello che si sa oggi, ma ci sono veramente tantissimi studi ancora in essere. Eccolo qua il nostro Homo sapiens. Dall'Africa, 400.000-130.000 anni fa, era meno robusto, abbiamo detto, dell'uomo di Neanderthal, vediamo un'immagine, ma aveva sicuramente molto più sviluppato il pensiero, soprattutto quello astratto, ipotetico, verso i pensieri verso il futuro, e il linguaggio molto più evoluto. Le aree del cervello più specializzate erano l'area di Broca e l'area di Wernicke, quindi si sono evolute e sviluppate molto di più nell'uomo di Neanderthal. Che cosa sono l'area di Broca e di Wernicke? Sono due aree adibite proprio al pensiero e al linguaggio. Da un lato la comprensione del linguaggio e dall'altro la produzione del linguaggio, e si trovano tutte e due nell'emisfero sinistro. Le società erano molto più complesse con utilizzo di strumenti ancora più evoluti. Abbiamo detto che poi dall'Africa ha colonizzato altre zone, arrivando in Europa all'incirca intorno ai 40.000 anni fa. Infatti, vabbè, alcuni resti, per esempio, interessanti dell'uomo di Cro-Magnon sono stati trovati in Francia nel 1868. Allora, come rispondiamo alla domanda del come si è estinto poi l'uomo di Neanderthal? Sembrerebbe stato sterminato dall'Homo sapiens. È brutto a dirsi, mi spiace, ma diciamo che rileva un po' questa nostra natura homo homini lupus, cioè come diceva il grande filosofo Hobbes, diceva l'uomo è lupo di altri uomini, quindi sembrerebbe che l'homo di Neanderthal sia stato estinto proprio per mano dell'homo sapiens. Ci sono tanti elementi ancora poco chiari, ma c'è un punto su cui tutti concordano, cioè i nostri primi antenati originano dall'Africa, e questo lo sottolineo sempre. Ecco, infatti, lo sottolineo sempre e lo vediamo proprio in questa slide, con Luigi Luca Cavalli Sforza, di cui non mi stancherò mai di citarlo nei vari corsi che faccio, un genetista che negli anni 60, quindi ormai sono passati decenni, dichiarato, ha sostenuto e ha verificato che non esiste il concetto di razza, perché noi tutti originiamo da una sola razza, da un unico ceppo che è di origine africana. Tutto è partito dall'Africa, poi ci sono state diverse emigrazioni dovute a ricerca di cibo, migliore clima, migliore ambiente e via dicendo. Anche perché dobbiamo tenere in considerazione questa cosa, siamo tutti uguali, ma siamo tutti diversi. Dal punto di vista giuridico siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti e doveri, o quantomeno dovrebbe essere, e lottiamo proprio affinché questo avvenga, che non ci sia per esempio il razzismo. E dal punto di vista culturale però siamo tutti diversi, ognuno di noi è diverso. Io sono diversa anche da mia mamma, nonostante sia mia mamma, perché ognuno di noi ha una propria cultura, ha una propria identità e ha un proprio io, ha una propria personalità. Quindi questo è assolutamente importante. Oh, vediamo il catechismo antirazzista, bellissimo. L'etnologia diventa un vero e proprio strumento per combattere il razzismo, perché ci consente di conoscere le altre culture. Si spera che la globalizzazione porti, col tempo che ci vuole, a questa maggiore, consapevolezza dell'altro e di accettazione dell'altro e di commistione anche delle varie culture.
Claude Lévi-Strauss ha scritto due testi importantissimi, Razza e Storia e Razza e Cultura, dove faceva una distinzione importante tra razzismo ed etnocentrismo, perché l'etnocentrismo è una naturale predisposizione dell'essere umano a valutare le altre culture in base alla propria. Questo è normale, quindi è normale che noi italiani, se mi state seguendo e siete italiani, valutiamo le culture degli altri a partire dalla nostra. Ma questo non ci deve portare al razzismo. Se l'etnocentrismo, quindi io accentro tutto il mio pensiero, la mia valutazione sulla base della mia cultura di appartenenza, non ci deve portare però a criticare, ad additare fino ad arrivare poi al razzismo vero e proprio. Quindi Lévi-Strauss aveva proprio distinto molto bene tra razzismo e etnocentrismo. Ma arriviamo proprio a come si è sviluppato l'essere umano. Allora, la prima strategia messa in atto, messa in campo dai nostri antenati è stata sicuramente la caccia e la raccolta. In realtà non sarebbe proprio corretto, sarebbe corretto dire raccolta e caccia, a dire il vero, perché la raccolta è iniziata prima della caccia, con gli australopitechi vissuti 4-5 milioni di anni fa, e poi utilizzata come metodo di sostentamento anche dagli altri rappresentanti del genere umano, quindi Homo habilis, Homo erectus e poi fino ad arrivare all'Homo sapiens. Sembrerebbe tra l'altro che sia stato proprio l'Homo sapiens ad introdurre la caccia, quindi voi dovete pensare che la raccolta c'è stata dai nostri antenati, Australopithecus, Habilis, Erectus, e poi è arrivato l'Homo sapiens, lo vedete proprio in questa chart. Quindi è arrivato l'Homo sapiens che ha introdotto anche la caccia. Questo tipo di economia era un'economia di acquisizione o di prelievo, perché non viene prodotto nulla dall'uomo, ma acquisisce quelle risorse della natura che gli consentono di sopravvivere. Quindi non ci sono forme di produzione, come per esempio l'agricoltura e l'allevamento. Io prendo quello che trovo, la raccolta, raccolgo quello che vedo. Frutti, bacche, erba commestibile, eccetera. Quindi raccolgo quello che la natura mi propone, ma non produco nulla e uccido, quindi prendo animali che trovo in quel momento. Quindi c'è una netta distinzione tra quello che poi vedremo tra poco essere poi lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento. Ad oggi ci sono ancora pochissimi popoli cacciatori raccoglitori, quindi è veramente una strategia di sopravvivenza molto primitiva, anche perché sei in balia della natura, quindi se arriva la glaciazione è un bel problema, se arriva una moria di animali è un bel problema, perché non c'è una produzione attiva da parte dell'uomo, quindi è passivo rispetto alla natura. Vediamo, ecco, la raccolta. La raccolta che cosa si raccoglieva? Allora, si raccoglievano fiori, foglie, frutti, germogli, per esempio nella stagione umida, le radici nella stagione secca, perché ovviamente magari nel periodo proprio secco non c'erano frutti, non c'erano germogli. Si raccoglievano anche resti di animali uccisi. Quindi dai predatori, le zebre, gli antilopi, le uova di uccelli nei nidi, quindi si rubavano le uova nei nidi, oppure i molluschi nel mare o nelle fonti d'acqua. Allora, le donne in questo ambito erano molto importanti, utilizzavano un bastone oppure un grosso cesto, ricorda molto quei cesti che usano per esempio alcune popolazioni africane tutt'oggi proprio per raccogliere le varie cose che trovano in natura e percorrevano veramente tantissimi chilometri al giorno. Vediamo la caccia. Allora, la caccia era una caccia inizialmente rudimentale per poi arrivare a utilizzare addirittura reti, trappole, recinti oppure delle lance, delle frecce spesso avvelenate, dei bastoni e delle mazze. Allora, dobbiamo tenere però in considerazione una cosa importante, perché c'è spesso questa diatriba. Noi non siamo nati cacciatori perché i nostri antenati, Homo habilis, Erectus, eccetera, non erano dei cacciatori, erano solo dei raccoglitori.
Opportunistici. Perché raccoglitori opportunistici? Perché, come abbiamo detto, raccoglievano anche animali morti o uccisi da altri animali, ma questo non voleva dire cacciare, questo voleva dire raccogliere quello che gli altri avevano lasciato. Quindi erano dei raccoglitori opportunistici, non cacciavano. Ha iniziato a cacciare, come abbiamo detto, solo l'Homo sapiens. Allora, un'altra cosa importante, le donne possono aiutare a catturare l'animale spingendolo nella rete o nella trappola, ma non possono in alcun modo cacciare, perché è una prerogativa degli uomini, che hanno anche diritto, attenzione, alla carne, che se vogliono la spartiscono con la propria donna, altrimenti no. Quindi la carne è destinata all'uomo, volendo, poi nel caso la condividono. Pensate che i pigmei, che vivono ancora oggi nel Congo, non danno l'autorizzazione alle donne nemmeno di toccare le armi, se le donne hanno le mestruazioni, quindi non possono toccare le armi, probabilmente per una questione, di impurità o rituali propri del Congo, non possono toccare le armi. Ma perché c'era e c'è ancora oggi in queste popolazioni primitive questa netta distinzione tra raccolta, che è destinata alle donne, e caccia, che invece è destinata agli uomini? Forse una forma di sessismo? Allora, in realtà ha più che altro, almeno nell'origine, un motivo strategico, quindi non c'era una grande forma di sessismo. Oggi si parla tanto, no, di sessismo. Era più legata a dei fini strategici, aveva un motivo strategico, perché le donne hanno come compito la riproduzione e la cura dei figli. La raccolta quindi è meno faticosa, più gestibile, meno pericolosa rispetto invece alla caccia, per cui la donna, spesso incinta, spesso con figli piccoli, aveva un compito meno pericoloso, meno faticoso, perché uno dei suoi compiti, anzi il compito primario, era la riproduzione. Quindi era adibita alla raccolta proprio legata a questo aspetto. Non c'era ancora, non si parlava di forme di sessismo. Vediamo la pesca. Anche questa si raccoglievano molluschi, a delle volte con le mani nude, poi dopo piano piano si sono sviluppate altre forme un po' più evolute, tipo le frecce, la fiocina, le reti, le esche, eccetera. Oggi la pesca viene associata ad altre strategie di sopravvivenza, per cui, per esempio, gli Inuit che si trovano in Alaska, in Canada, in Groenlandia, usano la caccia e la pesca, ma anche gli indiani negli Stati Uniti, la pesca e la caccia. Quindi dobbiamo pensare, che nella maggior parte dei casi, tranne l'eccezione, sono i nomadi del mare, sono delle isole vicino alle Filippine, all'Indonesia, ci sono 35.000 isolette piccolissime dove si dedicano solo alla pesca, però in generale la pesca è sempre associata alla caccia. Passiamo adesso al secondo step, quindi abbiamo visto prima raccolta e caccia e poi adesso vediamo il secondo step di evoluzione che si è diciamo, ha preso piede intorno ai 10.000 anni fa. È la rivoluzione neolitica. Child, proprio il padre della moderna paleontologia, parla proprio di domesticazione dei vegetali e degli animali, per cui non si è più passivi di fronte alla natura, ma si è attivi e si usano delle strategie per produrre il più possibile, per sfruttare, per dominare maggiormente la terra. Vegetali, si coltivavano per esempio i cereali, frumento, avena, miglio, orzo, riso e via dicendo, i legumi, i piselli, ceci, fave, fagioli, le verdure come l'insalata, gli spinaci e per quanto riguarda la domesticazione degli animali abbiamo il maiale, la mucca, la pecora, la capra, il cavallo. Negli Stati Uniti invece si coltivava tantissimo il mais, la patata e il pomodoro che sono stati poi portati in Europa con la colonizzazione e si addomesticava il tacchino, si mangiava molto tacchino.
Quindi abbiamo nel paleolitico la caccia e la raccolta. Io mi adatto all'ambiente, sono passivo rispetto all'ambiente. Nel neolitico invece abbiamo l'agricoltura e l'allevamento, io trasformo l'ambiente in base alle mie esigenze. Domino la natura e la sfrutto a mio vantaggio. È un processo molto lungo perché è durato tra i 10.000 anni fa fino al 1750. 1750 d.C. intendo, quindi tantissimo tempo in cui si è vissuto questo passaggio di agricoltura e allevamento. Perché 1750? Perché nel 1750 c'è stata la rivoluzione industriale e questa rivoluzione industriale ha sancito questo nuovo passaggio che vediamo tra poco. Ma perché c'è stata questa rivoluzione industriale? Lo vediamo proprio nella prossima slide. Ecco i motivi della rivoluzione neolitica. Che cosa ha portato, a questa rivoluzione? Innanzitutto l'innalzamento delle temperature. Siamo all'incirca 13.000 anni fa, alla fine dell'ultima glaciazione. E le temperature hanno consentito un maggiore sfruttamento degli animali e dell'agricoltura. Ma anche un'altra cosa, erano più stanziali, quindi c'è un aumento della popolazione, passiamo da 8, 14 milioni 10.000 anni fa fino a 250-300 milioni nel primo secolo d.C., quindi vedete che grande differenza. Ci sono state estinzioni di diversi animali, scarsità di risorse animali da mangiare, quindi l'uomo ha dovuto fermarsi un attimo e dire: ok, abbiamo dei problemi con le risorse, non possiamo più fare passivamente raccogliere e cacciare, ma dobbiamo creare dei sistemi. Si era più stazionari, quindi non si poteva continuamente spostarsi perché la raccolta e la caccia, quindi la prima strategia di sopravvivenza implicava un continuo spostamento, erano dei nomadi, non potevano più diventare dei nomadi e quindi con l'agricoltura e con l'allevamento si è stati più stanziari. E poi ci sono stati molti progressi tecnologici, circa 11.000 anni fa, con l'ideazione e la produzione di strumenti più di aiuto, quindi c'è questo passaggio importante. Abbiamo detto che c'è un aumento della popolazione, quindi una maggiore divisione del lavoro, una stratificazione, una nascita di nuovi ruoli. Teniamo in considerazione anche la logica della. C'è più gente, più caccia, più animali cacciati, ma meno disponibilità perché c'è più gente. Quindi iniziano piano piano ad esserci dei villaggi stanziali, come per esempio quello di Gerico in Palestina, che ha una storia, pensate, di 10.000 anni fa, e villaggi dove li costruivano questi villaggi? Li costruivano vicino a delle fonti d'acqua, dei fiumi, dei laghi, delle pianure, delle praterie, pensiamo agli antichi egizi, no? Lo facevano ovviamente perché l'acqua è fondamentale non solo per bere, ma anche per irrigare, per avere il terreno fertile, per poter fare l'agricoltura, dare a abbeverare il proprio bestiame, per lavare i panni, insomma, era molto utile per tante cose. Quindi qua voi vedete in questa slide i motivi della rivoluzione neolitica, cioè i motivi del passaggio dalla caccia e raccolta all'agricoltura e allevamento. Quindi vedete questo passaggio. Però abbiamo anche detto, vi ho dato la pulce nell'orecchio, che ad un certo punto, dal 1750 c'è stato un passaggio ulteriore, una rivoluzione industriale che ha sancito un passaggio in una terza strategia di sopravvivenza. Prima però di arrivare, vi lascio queste chart per vedere come si è evoluta l'agricoltura fino ad arrivare ad oggi, che c'è un'agricoltura intensiva dove sfruttiamo tantissimo la nostra agricoltura, anche industrializzata, mangiamo frutta e verdura fuori stagione, insomma,
veramente lontana dalla natura, tant'è che adesso c'è il filone opposto, cioè dell'agricoltura biologica che vuole ritornare alla natura, quindi ai metodi più naturali. Vedete che c'è un'agricoltura mediterranea, con lo sviluppo dell'arato, la rotazione biennale dei campi, che poi è passata a diventare la rotazione triennale. Nel Medioevo ci sono state tante innovazioni tecnologiche, tra cui l'uso del cavallo al posto del bue, dei mulini ad acqua, le specializzazioni delle attività, fino ad arrivare poi alle nuove tecnologie di questo secolo. L'allevamento, abbiamo detto, abbiamo il cibo, i mezzi di trasporto, quindi l'allevamento non era solo per mangiare gli animali allevati, ma era anche come mezzi di trasporto per la lana, per i vestiti, per la seta dai bachi e anche per compagnia, perché iniziano ad esserci animali da compagnia, tra cui il cane e il gatto, che sono diventati proprio in questi secoli animali da compagnia. Tra l'altro, per quanto riguarda il cane, a cui io sono molto affezionata perché ho tre cagnoline, abbiamo questa evoluzione intorno ai 14.000 anni fa di questi lupi che per motivi opportunistici fecero amicizia con l'uomo e piano piano i lupi sono diventati cani, quindi si sono evoluti anche loro e sono diventati quello che dicono i migliori amici dell'uomo. Allora, quali animali domesticare? Quindi, come arrivare alla domesticazione? Allora, innanzitutto la cosa fondamentale era avere animali non troppo dispendiosi, per cui erano meglio gli erbivori che mangiavano erba piuttosto che i carnivori, perché la carne costava di più e costava molto più sforzo. Quindi erano meglio gli erbivori. Poi la velocità di crescita, le mucche e gli animali crescevano velocemente e quindi erano più veloci nell'utilizzo nei campi piuttosto che per essere ingrassati per mangiarli, eccetera. In grado di riprodursi in cattività, è importante questa cosa, perché per esempio il ghepardo non si riproduce in cattività. E quindi non poteva essere utilizzato. Ovviamente poi non dovevano essere aggressivi, quindi non orsi, non zebre, perché le zebre sono particolarmente aggressive, quindi non sono state addomesticate e poi gestibili. Per esempio, le gazzelle non sono fattibili da addomesticare, perché quando si spaventano, corrono, spaccano tutto, saltano e diventano molto pericolose. E poi animali che vivono in branco e quindi che sanno stare anche con altri animali, non della propria specie. E questo è una cosa importante. Per esempio, se si va nelle fattorie, le mucche stanno con le pecore, stanno con le galline, eccetera, eccetera. Questo è un altro dato importantissimo. Ci sono, società ancora, di agricoltori allevatori. Poche, ma ci sono gli indiani d'America, per esempio, i Masai in Kenya, il Turkana in Sudan. E qual è il problema di queste società? Che è una società instabile, dove la ricchezza è data dal bestiame, ma se succede, come purtroppo è successo, per esempio in Australia, di incendi che hanno distrutto e hanno ucciso tutto il bestiame, capite che queste società sono rovinate. Tanto queste società sono patrilineari e acefale, cioè non hanno un capo. Acefale vuol dire senza un capo. Oh, adesso arriviamo alla terza strategia di sopravvivenza che vi ho già un po' anticipato prima, con la rivoluzione industriale. Quindi siamo intorno al 1750, spesso associata alla produzione di massa, anche perché in realtà di fatti ad oggi parliamo proprio di società di massa. E adesso mi interessa proprio menzionarvi quello che dice il dizionario Treccani riguardo all'industria. L'industria è un'attività umana diretta alla produzione di beni e servizi anche nelle sue forme, sue semplici e non organizzate. Abbiamo avuto la prima rivoluzione industriale nel Settecento con la macchina a vapore, per poi arrivare alla seconda nella fine dell'Ottocento, fino ad arrivare ad oggi,
con una terza rivoluzione industriale, probabilmente ce ne saranno delle altre, dove c'è l'avvento dell'informatica e dell'elettronica che ha veramente cambiato il mondo del lavoro in modo incredibile, anche la modalità di sopravvivenza. Pensate allo smart working, che è una cosa che fino a qualche anno fa, a qualche decennio fa, era assolutamente infattibile. Lo smart working è concepito grazie al fatto che ci siano questi strumenti informatici che consentono proprio di lavorare da casa e non doversi spostare. Questa è una gran cosa. Quindi abbiamo visto tre strategie di sopravvivenza, a partire dalla raccolta caccia, agricoltura allevamento, fino ad arrivare all'industria. Benissimo, abbiamo visto in questa puntata lo sviluppo della nostra esseri umani, di noi esseri umani, e ti invito come sempre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella, mi raccomando, per ricevere le notifiche di quando posto un nuovo video. A presto!